perché oggi, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo hai fatto un miracolo su Matera, ma soprattutto nel primo tempo io ho avuto un po' paura. Sì, diciamo che non siamo entrati proprio magari col piglio che volevamo, anche se il primo tempo sinceramente pronti via abbiamo dato dimostrazione per i primi 10 secondi che c'eravamo con la testa. Magari ecco il secondo tempo su determinate circostanze potevamo gestire un po' meglio la palla e magari l'abbiamo fatto in maniera un po' troppo frettolosa, ecco, e ci sta, insomma. Abbiamo finito con un risultato di 0-0 e è andata così. Sì, guarda, è andata quasi bene, sai perché? Poi uno dice, allora c'è Spanò, c'è Rozio, c'è Cigania, c'è Branne, c'è Masino, va a finire che non ci tirano mai in porta, invece non è stato così. Cioè la difesa 3 deve essere ancora sperimentata un po'. Vabbè, per quanto riguarda le cose tecniche, vabbè, lascio il mister assolutamente, però sì, chiaro che insomma Fiorenzuola è una squadra che comunque fino adesso ha fatto bene, avrà avuto anche dalla sua parte insomma tutta l'energia, perché si sa che quando queste squadre incontrano la Reggiana danno anche il 200%, e queste partite qua è chiaro che si può anche bastare insomma allo 0-0. È chiaro che siamo la Reggiana e dobbiamo puntare ovviamente alla vittoria, e soprattutto non ci dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti con tutte le difficoltà, però sai, quando sei qua hai sempre voglia di fare. Qual è stata la tua parata più difficile? Ma penso quella su Matera, era Matera quando lui ha controllato. Sì, penso quella, perché si è portato. C'è stato un frangente in cui ho avuto la palla lontana da lui, insomma, e l'ho intercettata. Però anche quella del primo tempo. Sì, beh, chiaro, insomma, siamo lì per questo nei portieri, dai. Sì, cerchiamo di fare il nostro mestiere. Sì, lo so che ti pagano per questo, però onestamente ribadisco, con questa difesa, questi giocatori eravamo convinti di avere solo il problema di fare gol, invece oggi abbiamo avuto anche il problema di doversi difendere. Le partite di calcio lo sai forse meglio di me, con tutti gli anni che fai la telecronaca, insomma. Sottolinealo che sono meglio. No, nel senso che comunque le partite di calcio sono così, e lo si vede dovunque, e nelle più grandi società, e ci sta che c'è il momento in cui si soffre, le partite in cui si soffre, l'importante è che bisogna alzare la testa martedì, perché comunque abbiamo preso un punto a Fiorenzuola e va bene, dai, insomma, bisogna lavorare per la prossima partita in casa e portare a casa punti molto importanti. Grazie Davide.